Verso il 2 giugno, la festa della nostra Repubblica e della Costituzione, i consiglieri regionali sono impegnati a portare la nostra carta in tante scuole, coinvolgendo soprattutto i giovani. In questi giorni si è celebrata anche la giornata della legalità nel 30° anniversario esatto della strage di Capaci. Tante le iniziative a cui hanno partecipato i consiglieri e i membri dell'ufficio di presidenza. Intanto, proiettandoci in avanti, prende forma il progetto Toscana 2050, di cui ha parlato molte volte il presidente Mazzeo. Si è insediato il comitato scientifico con nomi eccellenti della cultura, dell'impresa, della scienza e della tecnologia. Torneremo sui lavori dell'ultima seduta del Consiglio approfondendo alcuni provvedimenti che abbiamo solo anticipato la settimana scorsa, e in particolare la legge sull'oleoturismo e i progetti di paesaggio per Capraia e Prato Magno. Inoltre analizzeremo il lavoro nuovo delle commissioni. Siamo ad una svolta del sistema dell'emittenza televisiva locale. È già cominciato il nuovo passaggio tecnologico che di qui a qualche mese ci condurrà al digitale di seconda generazione. Telegranducato estende la sua copertura a tutte le province sul canale 15 del telecomando. Tutto sta avvenendo in questi giorni, in queste ore. Un consiglio, allora, risintonizzate spesso la vostra TV. Si avvicina il 2 giugno, festa della Repubblica e della Costituzione. Il Consiglio regionale si impegna per diffondere la carta, per farla conoscere. Anche noi ci muoviamo da tempo in questo solco e stiamo realizzando un grande progetto multimediale che coinvolge dei ricercatori universitari coordinati dal professore Emanuele Rossi. Articolo per articolo spieghiamo le prime parti della Costituzione in maniera chiara, semplice e analitica. Un'iniziativa importante per varie ragioni. Perché la nostra Costituzione è in primo luogo la prima legge a cui tutti i cittadini sono legati e sono vincolati, e quindi è compito e dovere di ciascuno conoscerla perché la devono rispettare. Ma in secondo luogo perché la Costituzione è anche la ragione, ci dà anche i principi, i criteri, i valori per i quali stiamo insieme. E quindi l'essere tutti parte di una stessa collettività sotto la Costituzione ci aiuta a vivere meglio i nostri rapporti, le nostre relazioni, e quindi a essere cittadini più consapevoli, ecco, della comunità alla quale apparteniamo. Come l'anno scorso, i consiglieri si muovono sui territori per portarla alla Costituzione. Nei giorni scorsi hanno celebrato anche il triste 30° anniversario della strage di Capaci, un'iniziativa interessante e partecipata si è svolta a San Miniato e noi l'abbiamo seguita, un'altra c'è stata a Pisa. Ad entrambe ha partecipato il presidente dell'Assemblea regionale. Oggi vogliamo ricordare dei servitori dello Stato che hanno perso la propria vita per la nostra libertà, per la nostra democrazia. Oggi sono 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone. Avevo 16 anni e insieme ad altri ragazzi eravamo in un evento sportivo. Ricordo quel momento, un momento che cambiò la mia vita e segnò anche l'inizio del mio impegno, poi diventato impegno nelle istituzioni. Ragazzi, oggi ho mandato un messaggio stamani nella scuola a San Miniato. Non siate mai indifferenti, non voltatevi dall'altra parte. Combattiamo insieme l'illegalità, le infiltrazioni mafiose. Purtroppo sono molto differenti, non uccidono più con il tritolo, ma costruiscono illegalità in maniera diffusa anche nei nostri territori. Allora, compito della politica è quello di alzare il livello di attenzione, di costruire tutti insieme anticorpi, perché quello che è accaduto non accada mai più. A San Miniato è intervenuto anche il nipote di Paolo Borsellino, che fu ucciso dalla mafia poche settimane dopo Falcone, nell'estate del 1992. Sono qui per parlare con questi ragazzi, per trasmettere, cercare di trasmettere quello che è il messaggio che nasce, l'esperienza vissuta in casa con lo zio Paolo, con la mia mamma Rita Borsellino, e sperando che qualche seme possa dare frutto a questi ragazzi che sono bellissimi e che sono il vero motivo per cui oggi siamo qui. Tra le iniziative dal forte valore civico c'è anche la consegna del gonfalone d'argento del Consiglio regionale al Milite Ignoto, un evento che in forma diversa si sta ripetendo in centinaia di comuni italiani e che qui in Toscana ha coinvolto l'Assemblea regionale.
Il 4 novembre 1921 all'altare della patria fu tumulato il milite ignoto, fu scelto tra 11 corpi senza nome caduti nelle zone dei combattimenti più aspri della Prima Guerra Mondiale. La scelta venne fatta da Aquileia, da una madre che non aveva avuto più notizie del figlio. Il feretro venne portato a Roma in treno alla cerimonia, ci furono più di 300.000 persone. Ora la proposta, e che viene ricordata qua a Firenze, è che tutti i comuni conferiscano la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Siamo già ad oltre metà di essi e anche in Toscana c'è stata una grande accoglienza di questa idea. Un aspetto importantissimo che io sottolineo, ci tengo molto a sottolineare, che la quasi totalità delle deliberazioni sono state approvate all'unanimità dai consigli comunali. Per noi è veramente, insomma, un risultato. Per certi aspetti mi viene da dire scontato, nel senso che il milite ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921. Però certo, questo fatto di avere di aver avuto questo riscontro da parte di così tanti comuni, insomma, conferma che la nostra intuizione era corretta. Nell'ultima seduta, quella di metà maggio, il Consiglio regionale ha approvato una nuova legge sull'oleoturismo, che è disciplinato a livello nazionale da un'altra legge. In pratica si tratta di attività di conoscenza dell'olio attraverso visite, attività didattiche e ricreative, degustazioni. Il paragone con l'enoturismo è immediato e rende bene l'idea a tutti. La nuova legge regionale, per favorire l'oleoturismo, introduce però anche altre novità. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a 2 letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi. Si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia, ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano, che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'olioturismo. L'opposizione di centrodestra si è astenuta. Comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7, che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge, che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi. Il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente, se verrà mantenuta, potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Negativo invece il giudizio e il voto dei 5 Stelle. La capogruppo lo spiega così. Il titolo della legge contiene un aspetto, una materia che per noi sarebbe assolutamente condivisibile, quindi la disciplina dell'oleoturismo, quindi un turismo maggiormente legato alla nostra realtà produttiva che più caratterizza la regione toscana. Ma se si va a guardare tra le righe dei pochi articoli delle 2 leggi che sono state presentate, anche quella della Lega, si legge che in realtà si tratta di un'altra modifica per quanto riguarda l'urbanistica e il paesaggio, perché in pratica si va a disciplinare come e quanto si possano ampliare i locali per agriturismo.
Questo sarebbe il terzo passaggio che va a modificare qualcosa di legato alla legge Marson, la 65-2014. Quindi concettualmente quello che diciamo noi è: se si vuole veramente stravolgere o perlomeno cambiare anche gli aspetti urbanistici legati a quella che è l'offerta turistica, si abbia il coraggio di farlo con i metodi giusti e non bypassando, cercando di far apparire quella che è una riforma strutturale dell'urbanistica per qualcosa di legato al turismo e che avvantaggi la nostra agricoltura. Forse sarà così. Ma di fatto questo va a privilegiare un aspetto che non è esattamente legato all'olio e alla vite. Questa legge è stata approvata dopo un ampio dibattito sul piano dei rifiuti e sull'economia circolare. Tutte le reazioni, i commenti sono disponibili ancora sul nostro sito e sulla piattaforma del Consiglio regionale. Si può dire in pratica che quella seduta di qualche giorno fa del Consiglio è stata dominata dai temi ambientali. Sono stati approvati infatti anche i cosiddetti progetti di paesaggio di Prato Magno e dell'isola di Capraia. Si tratta dell'approvazione definitiva dopo l'adozione di qualche mese fa. A Capraia in particolare si punta a valorizzare l'area dell'ex carcere con gli edifici dell'ex colonia. A Prato Magno si vogliono salvaguardare i valori paesaggistici, l'identità storica e recuperare correttamente manufatti e sentieri. È stato importante perché solo attraverso questi accordi con le amministrazioni è possibile rendere questi luoghi fruibili e fruibili soprattutto in ordine al cambiamento che purtroppo che il Covid e la pandemia ha portato anche nella nostra regione di una visione turistica un po' diversa, no? Il mordi e fuggi c'è sempre nelle grandi città, però nei territori lontani dalle grandi città, quindi ci è data la possibilità, questo ci ha detto insomma il Covid, che le persone vanno volentieri in campagna, ci vanno anche con mezzi diversi, con mezzi più lenti, amano fare i cammini e amano andare nei luoghi anche per riposarsi, forse un po' lontano da quella confusione che ci attanaglia sempre un po' troppo. Il centrodestra su questo si astiene. Abbiamo apprezzato alcuni aspetti positivi di proposta, di recupero, di valorizzazione dei percorsi, dei cammini, mi riferisco in particolar modo al territorio del Prato Magno che ricomprende 8 comuni, mentre per quanto riguarda Capraia c'è un unico comune con una valorizzazione molto forte dal punto di vista turistico ricettivo dell'ex carcere, che si trova in una posizione alta per chi conosce l'isola rispetto al mare. E l'unica controindicazione è che su indicazione della sovrintendenza è stata bocciata la possibilità di realizzare nuove piscine sull'isola, una limitazione che secondo noi dovrebbe essere ripensata, perché naturalmente nessuno pensa di inserire macchie blu sopra la collina di Capraia, ma certamente oggi ci sono gli strumenti per renderle assolutamente compatibili con il paesaggio e per dare un servizio in più, a maggior ragione se si vogliono recuperare le strutture dell'ex carcere che distano centinaia di metri con anche un andamento molto scosceso rispetto alla costa. Stessa sorte al voto per il bilancio dell'AMMA, il consorzio che fa previsioni meteorologiche accuratissime e svolge anche ricerche ambientali. Ci accompagna sempre anche in TV, nei nostri telegiornali e nel nostro palinsesto. Guardando i conti, il valore della produzione aumenta del 5%. In una regione ricca di turismo come la nostra è importantissimo avere previsioni meteorologiche assolutamente attendibili. Addirittura avevamo chiesto, purtroppo la mozione ci è stata respinta dalla maggioranza, avevamo chiesto di stanziare più risorse per una migliore e più efficace comunicazione da parte dell'AMMA attraverso soprattutto i social, perché conoscere oggi in tempo reale le previsioni del tempo, soprattutto in montagna ma anche al mare, aiuta tantissimo il turismo, perché ci sono tante offerte low cost, tante offerte last minute che in qualche modo influenzano le presenze sia in montagna che al mare. In più non ci scordiamo l'attività che l'AMMA fa sia sotto il profilo oceanografico di ricerca e soprattutto nei casi di protezione civile. Quindi è un consorzio che per noi va sostenuto e valorizzato. L'istituto ormai importante, tanto importante per la regione toscana, per i servizi che fa, per la qualità dei servizi che offre, che ne beneficiano molti comuni, le amministrazioni, la regione stessa in questo caso, ma che è conosciuto dai più per la attendibilità delle previsioni meteorologiche che forse tutti guardano, dai turisti agli agricoltori alle persone che lavorano. Quindi per noi un consorzio, ricordiamo che c'è dietro il CNR, quindi dal punto di vista tecnico e tecnologico è assolutamente all'avanguardia, un consorzio sempre da sostenere, se possibile anche implementare dal punto di vista del contributo per far sì che le tecnologie siano sempre più all'altezza.
In vista della prossima seduta, in questi ultimi giorni hanno lavorato naturalmente le commissioni. La prima, quella per gli affari istituzionali, ha esaminato i conti della sanità. La perdita consolidata è di 206 milioni, ma la Regione ha le risorse per farvi fronte. Questo è il parere del Presidente del Collegio dei Revisori. A maggioranza viene detto sì alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento di economia e finanza. Atti questi che sono stati esaminati e votati naturalmente anche dalle altre commissioni. Proseguono poi le iniziative che qui a Palazzo del Pegaso hanno una vetrina regionale a tutti gli effetti, come il Carnevale di Fogliano della Chiana, sì, proprio con i carri allegorici, si svolge dal 5 al 19 giugno. O come Nume Academy Festival, la rassegna di musica classica di Cortona dal 6 al 12 giugno, valorizza soprattutto i giovani musicisti, anche quelli giovanissimi. Ricordate il progetto Toscana 2050 annunciato dal Presidente del Consiglio regionale Mazzeo anche nella nostra trasmissione Il Mio Consiglio? Ora si è insediato il Comitato Scientifico, di cui fanno parte Fabio Beltram, Marco Casamonti, Stefano Casini Benvenuti, Donatella Cinelli Colombini, Paolo Dario, Giulio De Angeli, Donatella Della Porta, Francesco Macchi, Antonella Mansi, Parrizia Marti, Franca Melfi, Paolo Posarelli, Luigi Salvadori, A.K. Smith, Vincenzo Vespri. Immaginare il futuro, questo è il compito di Toscana 2050 e del suo comitato scientifico. Noi spesso, la politica, discutiamo troppo sull'oggi, sulle emergenze e abbiamo vissuto un tempo di grande emergenza, prima il coronavirus e ora la guerra. Invece noi con Toscana 2050 vogliamo guardare al futuro, ai nostri figli. 30 anni fa, se ci pensate, le più grandi aziende, oggi le più capitalizzate nella borsa di New York, non esistevano, Google, Amazon e altre. E non era nemmeno immaginabile pensare alcune di quelle soluzioni. Ecco, chi ha avuto l'intuizione è riuscito a cambiare la storia. E noi con Toscana 2050 vorremmo rendere sempre di più la Toscana quello che è, un luogo dove l'ingegno, dove la manualità possano stare insieme all'arte, alla cultura, alla bellezza, una terra in cui ognuno si senta a casa propria e i diritti vengano tutelati e ci siano opportunità per tutti. È una sfida difficile, lo sappiamo, ma penso che tutti insieme, anche ascoltando gli stakeholder del territorio e poi coinvolgendo le ragazze e i ragazzi che oggi hanno 14-15 anni e che nel 2050 saranno i protagonisti del nostro tempo, potremo pensare a qualcosa di bello e di grande. Oggi c'è chi con la guerra pensa di non farci parlare del futuro ma fossilizzarci all'oggi. Ecco, questa è un'iniziativa per cercare di guardare con speranza e ottimismo al futuro. Noi oggi ci fermiamo qui, ma prima ricordiamo che siamo in una fase di grande cambiamento per la televisione italiana che adesso riguarda anche noi dell'emittenza locale. Con il nuovo digitale, Telegranducato estende la sua copertura a ogni angolo delle 10 province della Toscana e sarà visibile ovunque sul canale numero 15. Il passaggio è graduale, ma già venerdì prossimo in gran parte della regione saremo sul nuovo canale e così alle 21:15 regionando potrete vederlo lì.